Vediamo di prendere posto perché ha inizio il secondo atto. Soddisfazioni però, tantissime. Ma poi all'improvviso sei vecchia, nessuno ti cerca più, non ci sono più ruoli per te. Sono secoli che non ho più una struttura, ho passato un lungo periodo di niente.
io odio niente! Senti, a me sta parola niente mi fa tanto venire in mente la depressione. Ma la poco mi ti pare, però non è che ho fatto come uno struzzo che nasconde la testa. E non sono neanche rimasta di fronte al telefono ad aspettare uno squillo che non capitava mai. No, io ho studiato le piante, le erbe, ho fatto lunghe meditazioni. Poi ho visto la luce! È arrivato il mio guru e mi ha spalancato le porte verso la felicità. E tu, Isa, sei felice? Felice. Felice è parolone. Sì, in qualche momento sarò pure stata, non lo nego. Ma vedi, Agata, se quelle come te, insieme al guru, stanno ancora a cercare di superare il periodo dei bei tempi andati, quelle come me si dicono sempre, come Rossella Wanda, no? Che domani è un altro giorno. Soltanto che passano l'anno e sto domani non arriva mai. E allora cominci, antidepressivi, ansiolitici, gastroprotettori. Con risultato però che sto la paura delle malattie non ti passa mai. Lisa, noi siamo donne troppo complicate. Il tempo certo non ci aiuta. Le paure aumentano, non diminuiscono. Per esempio, io ho paura di guardarmi allo specchio. Tu hai paura delle malattie. Ma noi dobbiamo essere più forti. E distruggere, vincere, insieme. Ah, è vero, hai ragione, insieme. Allora guarda, facciamo una bella cosa, stanno a sentire. Io vengo in camera tua, strappo quel lenzuolo che c'hai davanti allo specchio, così finalmente te guardi, fai pace con te stessa e accetti l'età che c'hai, e namo. Allora sai che facciamo? Io vengo in camera tua, apro l'armadietto e butto via tutte quelle porcherie di medicine che hai. Va bene, va bene. Solo che dicevo camion! Guarda che io ce l'ho sotto il camion! Da azzardamero, eh! Agata, ma sai che mi è passato il mal di testa? Oh, che romanticità! Romanticismo si dice, una parola che dovresti imparare, discrezione! Ma io... Deve chiedere strane in testa come quelle della televisione, perché io stavo soltanto a ringraziare Agata che mi ha fatto passare mal di testa. Era scherzo, che devo stare sempre con muso come state voi. Titina, tu stai ancora qua, ma che ti pensi che il pranzo si prepara da solo come alla prova del cuoco? Vai, dai te. Va bene. Ma che è questo odore di chiesa? Oh, tranquilla. Sono io, ho acceso delle candele, ho fatto un massaggio a Lisa con il mio olio magico, gli ho fatto passare il mal di testa, sai? Ma sì, mi è passato senza assumere medicinali! Sono rimasti disoccupati! Sì, diciamo che è stato per andare tutti in pensione! Sì, è arrivata pure Mara, ha fatto una bella escursione oggi! Una bellissima passeggiata naturalista! Ah, sì. Sono andata fino alla Grotta del Mare. Ah, la Grotta del Mare. E sapete una cosa? Io ho riscontrato delle cose bellissime. Ho visitato la Grotta del Mago e ho scoperto che un tempo ci vivevano creature magiche e ninfe e che i primi abitanti del luogo andavano lì in adorazione degli dèi e che un vecchio mago barbuto la usasse e desse consigli ai marinai spaventati dalle tempeste. Sì. Un vecchio mago barbuto. Ma voi credete a tutte le cretinaggini, ma pure barbuto, ma figuriamoci. 10 ragazze per me! Ragazze, eccomi qui! Di nuovo tutte insieme, come uomini e donne senior, ma senza uomini. Guarda meno di tutto, e fa più fatti che sei giovane. Aiole, io ti vedo proprio raggiante, deve essere andata molto bene la gita in barca col capitano. Sì. Il mare mi ha regalato proprio un bel pesciolino. Sì, io pensavo altro pesce. Ma solo questo, il capitano è un vero galantuomo. Sì, molto, molto rispettoso, troppo. Sì, mi ha fatto vedere l'isola dal mare e la Grotta del Mago. E che c'è, la riunione di condominio? Mi ha parlato del contrabbando di droghe. Interessante la cosa del contrabbando, Ma voi, credete a tutte le dicerie qua? Vabbè, penso che sia il momento di berci un bel bicchiere di vino prima di pranzo, Titina, venite a portare i bicchieri, va? Ecco, avanti. Ehi, una. Ehi, ma che fate? Bevete senza di me? Tu non arrivavi? Ti sei divertita? Oh, tantissimo! Ho fatto un giro per negozi, ristoranti, ho visitato pure la villa di Librochino Visconti.
tutti quanto è bella. Adesso tutti i miei amici di Facebook mi seguono in giro per l'isola. Oh, ho ricevuto tantissimi like, senza chiedere di scrivere commenti, senza taggare nessuno. Adesso metto tutti i video sul mio canale YouTube, che è fichissimo. Beh, ragazzi, lo sapete che ho inventato pure un flash mob con tutti i ragazzi in costume che ballavano la tarantella davanti ai giardini di Poseidone. Quindi a me, i miei amici c'erano fichissimo. Vediamo, vediamo. Mappa, che manca Antonio! Quello è il primo piano, proprio un figo, wow! Ma guardate, sono due persone che litigano! Sembra che uno venga minacciato, maltrattato! No, ma quello è Agnello, con Vincenzino, il figlio del macellaio! Vabbè, ma staranno giocando? A me non mi pare proprio che stanno a scherzare, anzi! Ma io me ne ero proprio accorta! Qui c'è qualcosa di rosso! Ma forse è Agnello che sta dicendo a Vincenzino che io ci piaccio a Vincenzino, sta dicendo lascia stare a Tidina mia. Ma tu piaci a tutti? E per forza, io tengo un certo... Se fai torna.
elegante di prima mattina, collane, bracciali. Devo andare alla messa del marito. Che cosa romantica, si fa bella per lui. Dove, come è morto? Messaggino? Che fai, non controlli? No, stamattina mi disintossico, almeno fin dopo il caffè. Tanti aromi, profumi e fragranze, quella del caffè al mattino, veramente la cosa migliore per iniziare una bella giornata. Ma che dico? Stamattina muovio pure io un caffè normale al posto del decaffeinato. Che faccio? Lo corro sto rischio? Lo corre, lo corre. Isa, ma sei proprio una temeraria. Che fai, sbotti? Eppure sono mica io quella che vede ombre e pericoli dappertutto. E tu invece che vedi malattie? Vabbè, malattie a parte. Caffè se porta via tutti i guai e tutte le paure. Ecco qua. Buongiorno, don Nazaré. Non hai così presto. Buongiorno a tutti voi, signori. Don Nazaré, sono venuto con la documentazione. E quella mamma non può più aspettare. Agnello, ma tu lo vedi, la pensione ha preso a pieno ritmo. Io ho un sacco di lavoro, che devo fare? Don Nazaré, di questo non possiamo fare altro che esserne felici. Ma lo sapete, una promessa, una promessa. E quella mamma sta perdendo la pazienza. E quando mamma perde la pazienza, non è mai una cosa buona. Ma sta mamma ci vuole andare da sola a fare questi documenti. Dì a tua madre che provvederò al più presto, va bene? Vabbè, donna, se ne riferirò. Salutiamo, signore. Io l'accompagno. E salutatemi alla vichinga. Vichinga? Con una muta. È rustica. No, io non saprei. Parla la nostra lingua. Un po' italiano, un po' rumeno, ma bagnata in mare d'Ischia. Ciao, Agnellino! Vichinga, Agnellino se n'è andato, vedi di darti una mossa. Io mi vado a cambiare per la messa, mi voglio mettere una cosa più fresca. Scusate, ma sono io o la vedo un po' strana? Ma il genere sei tu, sì. Però devo dire che vestita di me, di prima mattina, con tutti i gioielli e poi in estate. No, ma non sono gioielli veri. Ah. E il fatto è che oggi è l'anniversario della morte del marito e forse è lutto. Signore, arrivederci. O prevede, non aspetta. L'ha portato molto il lutto. Io insisto, c'è qualcosa di losco. E comincio a sospettare che quei documenti non sono per la mamma di Agnello. Anche io sento puzza del bruciadiccio e non sono le candele di Agata. Voglio vederci più chiaro. Oh,
pensavo che avremmo festeggiato insieme. Però qualcuno mi ha preceduta. Che da male? No. Ma vostro figlio ha chiamato? Vabbè, ma che la questura lavora, mica sta a bere e a mangiare come noi. Comunque chiamerà. Sì, tranquilla, tanto ti festeggiamo noi. Sì, Titina, un po' di musica? No, ci metto il Gigi d'Alessio, io me la vorrei proprio risparmiare. Partecipo sempre molto volentieri agli eventi delle persone che mi stanno a cuore qui ad Ischia. Io voglio bene a tutti e tutti ne vogliono a me. La mia villa è sempre aperta a chiunque ne abbia bisogno. Non è vero, donna Serena? È certo, barone, sì. Sapete che mi piace aiutare chi è in difficoltà? È la mia missione, giusto, Aniello? Giustissimo, barone Parisi. Ma vedo che stavate per brindare. Propongo io un brindisi. E a cama brinda, barone. Brindiamo a questa bellissima pensione che finalmente ha ritrovato lo splendore di un tempo. Brindiamo ad un futuro florido per questa magnifica azienda a gestione familiare. Sempre che lo rimanga. Comunque adesso non pensiamo a queste cose, donna Serena. Vi auguro ancora una volta buon compleanno e buona serata a tutti. Buona giacca, barone. Che strano tipo. Agnello? Sì? Tu lo conosci, vero? Eri con lui nel video. Il video? Sì. Quale video? Comunque, gente, il barone Parisi è un'istituzione, ma tutti lo conoscono. E poi ho fatto anche qualche lavoretto per lui, insomma. Ah sì? E di cosa ti occupi tu? Vabbè, facciamo un po' scusate, amiche mie, abbiate pazienza. Io mi sento un poco stanca. Chiedete a Titina tutto quello che vi serve, eh? Agnello, ma te ne devi solo che andare. Buonasera, io tolgo il disturbo. Ecco, ancora tanti auguri e arrivederci, grazie, signora. Grazie. Va, mamma t'aspetta, va. Agnello! Vieni dopo 23, e dopo 23 fai verso di uccello. Io faccio verso di uccello.
succedono. Cosa succede? Io sentite e sento una sirena, dorme e apro, tu entri alla finestra. Ma mentre facci, verso l'uccello. Cosa succede? Ma perché non fai verso l'uccello? Verso l'uccello. Alle 23. 23. Verso l'uccello. Vai. Donna Serena, anche noi siamo stanche e pure un po' brille, ma prima di andare a dormire aprite i regali. No! Venite qua, prendete la sedia, venite lì vicino a noi, venite avete qua. Avete ragione, scusate. Anche questo è da parte nostra, tanti auguri. Sono andate proprio io le anche da prendere da Sant'Angelo. Non vi dovevate disturbare veramente. Ma allora continua fai... così, tanto sì, per cambiare. Sì, sì, per quando fai su e giù dalla cantina. Ma che meraviglia! Guardate che bella collana! Ma non la tenevate già la collana di coralli? Io non metto più a peggiore nelle pulire, eh? Potetina, lo sai che sono distratta? L'avrò persa! Non me l'aveva regalata il Ernesto vostro! Ma quello è Ernesto mio, mi capisce! Sicuramente mi capisce! Adesso però abbiamo un problema, dobbiamo aprire quei due pacchi. E non sappiamo chi li ha portati. Qualcuno di voi si ricorda qual è quello che ha portato Agnello e quello che ha portato il barone? Abbiamo sei pacchi. Abbiamo pacco numero uno, Regione Campania! Ma veramente da quando li hanno lasciati qua? Io sento un odore strano, scusate. Veramente a me, più che un odore, ma pare proprio una puzza. Comunque, guardatelo un po'. E qui ci stanno dei pesci! Oh, poveri pescetti, ma come saranno morti? Affogati! No, oh, no, ma mica penserete di mangiarli! No, li lasciamo lì finché non vanno male! No, perché sono morti! Questi regali si usa sempre così da queste parti? Veramente non li mettiamo dentro alle scatole di regalo? No, è un bel pensiero! Aspettate, Donna Serena, che faccio un posto! Regali originali a Ilvia! Io vorrei sapere chi dei due l'ha portato. E vabbè, facciamo una cosa, va? Titi, l'altro pacco aprilo tu, va, che così capiamo. Sì. Allora, pronti? Vai. Pronti? Dai. Ah! Ho fatto morto! Che orrore, mi sento di svenire. No, apposta, apposta, che cosa brutta, che cosa brutta! Qualcosa non va e questa è la prova schiacciante. Ma che intendi dire? Titina, porta via sto coso. E dove metto? Dove metto? Umida, ho indifferenziato. E ma io pure scossa. Agnello mio potrebbe aver portato questo. Dove metto? Dove metto? Dagli una degna sepoltura. Sì, è tutto fatto di cura mia, va bene. Parisci tu e il tuo cadavere. La notte non dorme, non è serena, Donna Serena, io la vedo che non è serena. E Agnello dice cose che proprio non mi piacciono. E sì, poi io la notte la vedo passeggiare nel patio vestita di tutto punto. E perché? La storia della porta segreta? E le entrate e le uscite a tutte le ore? E tu, Mara, cosa sospetti? Io sospetto che Serena è in un grosso guaio, ma non so ancora quale. Come possiamo aiutarla? Cosa possiamo fare? Dobbiamo indagare. No, sentite, abbiate pazienza. Ma... si è andata via la luce! Come si fa a indagare senza luce? E va bene, andiamo a indagare lo stesso! Ma andiamo a indagare! Via. Tu gatto, ma che sai? Sì. Fammi entrare. No, 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 tu non puoi entrare.
immobile che c'entra? Cerca una coscienza. Mia coscienza? Sì. Ma scusa, donna, se ne ero vista in centro, che sta dicendo? Donna Serena in centro, ha detto che andava a dormire. Ma era sola? No, era con due che la seguivano con tutto un treccio, tutto con sto caldo, non lo so, fammi entrare. No, non puoi entrare, non voglio che entri. Donna Tendino, potevano sentire tutti, io non voglio che tu entri. No, vabbè, io non capisco quello che dici, tu parli a pampera, io non c'entro niente, non ho capito che c'entra. No. Sì, è una volta che parla a pampera, non dica una novità. Vai, ci metto a lavoro. Ma già. Io cercavo a scoprire la verità. Ah, già. Lo so, Montalbano sei. No, più Don Matteo, io non c'ho anche bicicletta. Ma tu sei di Don Matteo? Io ho girato. Oh, non piaceva? No, non è questo. Io ho girato delle scene con Don Matteo. Facevo la nonna di un ragazzo tossicodipendente. Sapessi quante scene e film già le ho fatte. E quindi lo sa, è come quando sta il Cacabè. Cacabè. Ma KGB. Giù. Sono persone vestite di ladro. Adesso io protendo voi, ragazzi, ma 911. Forse arriva una nuova furto del 113, questo è vero. Ma non lo vedi che sono io e la Nina che sono di ritorno dalla riunione Missione compiuta! Sono certo pedinato! Sta tutto qua! E poi io guardo troppa TV, Che combinate? Andate subito a chiamare le altre, perché noi dobbiamo spiegare a Titina il nostro piano, so per certo che lei non è complice. Ma ragazzi, ma che ci fai qui? Ho fatto dei controlli per conto mio. E qualcuno mi vuole spiegare? Io non capisce! Tu non capisci perché non vuoi vedere? Sei sotto l'effetto di Eros. Ma insomma, io ho pulita! Beh, allora se fosse lei che avete scoperto. Una roba pazzesca, non riuscirete a crederci. Ma la vita! Ma anch'io non riesco a credere a quello che hanno visto ai miei occhi. Veloci, raccontate. Allora, abbiamo seguito Donna Serena. Ci siamo nascosti dietro tutti i pali, i lampioni. I cassonetti? Sì, anche i cassonetti. Senti, potevi pure non dirla sta cosa dei cassonetti. Non è rilevante, no? Papà, comunque ne parlo io, che tu sei troppo provvista. Donna Serena ha camminato per tutto il lungomare, tenendosi stretta la borsetta, come se dentro ci fosse nascosto chissà quale tesoro segreto. Come se fosse il sacro Graal. Ma sì, guarda, è proprio la prima cosa che mi è venuta in mente. E Donna Serena, voi entrate in un bar, non uno di quelli di lusso del centro di Schiavo, ma uno brutto squalo, in zona di fumo, proprio davanti al fugo. Poi non vi dico l'arredamento, c'erano certe tette. Sì, senti, poi sarei io quella prolissa che divaga. Ma dai, che è successo? Allora, Donna Serena è entrata nel bar, il cardellino d'oro, si è seduta a un tavolo e ha ordinato un bicchiere di vino. E noi a quel punto abbiamo pensato, poverina, pensa quanto deve sentirsi sola. Mamma mia, che tristezza, è un alcolista. E quindi quando vai in cantina si va a piegare con zoccole tanto. No. Ma deve restare pure a casa. Ma che pena! No, io per la cantina ho altre ipotesi. Senti, lascia perdere, andiamo avanti. Allora, era solo sola, ma poi è arrivata una persona. Da malavita! Ma insomma, sei fissata con sta malavita? Insomma, prima stava da sola, poi è venuto un uomo e si è seduto vicino a lei. E chi era? Da dove stavamo non riuscivamo a vedere. Allora ci siamo spostate nel retro del bar. Sapete chi era? Era il barone Parisi. Oh, capito, Ernesto mio, e poi c'ha pure l'amante. E com'è che non suoni adesso? Accendi il cervellino un momento. È chiaro che non era un incontro romantico, no? No. Niente sguardi languidi, sorrisi, carezze, no. Serena era agitata, gli è andato qualcosa? Sì, una busta gialla di quelle per spedire i documenti. Io ho visto, stamattina ha preso busta gialla con soldi in casso. Ma quale incasso, via! Insomma, noi siamo qui e siamo state pagate attraverso un magnifico bancario. Non abbiamo visto in questo posto, in questa prigione, altri ospiti da quando siamo venuti noi. Secondo me si tratta di estorsione. No, io ho visto stamattina lei camminava bene. Sparisci, lustrega! Poi che cosa è successo? E poi è arrivato un marinaio, certe spade, e ci ha fatto l'occhiolino e noi ci siamo distratti. Pure te? Quando ci siamo girate, Donna Serena, non ci stava più. E vi siete fatti sfuggire? Come va sempre polizia? Sì. Ma allora l'avranno accoppata? Sì, così, in un bar. Ma comunque sentite, la mia idea è sempre valida, eh? Andiamocene! No, allora, io però penso una cosa. Se l'ha pagato, che motivo avrebbe avuto di... Oh, ci sono! Il gatto morto! Il gatto morto era un avvertimento! Serena non pagava la tangente! La tangenziale a Napoli! Schiodò
polizia. Sì, 911 come a Miami. E cosa diciamo alla polizia? Ci siamo persi donna Serena perché voi vi siete andati in fotografia con il marinaio? No, no, secondo me l'idea di Titina è molto buona. È vero, chiama tu Titina. Sì. Mica è qui alla pensione, stanno succedendo delle cose molto gravi. E che deve venire immediatamente. E vabbè, cosa dico? Cosa invento? E dire che mi sei intasato il bagno. Capirai, capire la tragedia con tutti i germi che mi galleggiano nella stanza. Ma siete tutte d'accordo? Sì, pure sì. La rossa nazista? No. Razzista vorrei no, dire. No, no, io vorrei dire strontista. Ecco qua. Squilla. 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 Sì, squilla. Oh, ma io la sento qua. Sì, ecco, squilla qui, vedete? No. Ha lasciato il telefonino qui, ma che innocente! Oh, domani lo affrontiamo, Per stasera non ci resta purtroppo che aspettare. No. E che cos'è che dovete aspettare? Aspettavamo te! Stavamo in pensiero! Vabbè, sono dovuta uscire per una commissione urgente. E com'è andata la tua commissione urgente? Vabbè, è veramente meglio del previsto. E va, ogni sera voi fate notte, qua non si dorme mai, È una bella tanto devo fare io! Nazista! Nazista! È brustronzista! Potessi essere dei guai grossi, Donna Serena.
Ognuna di noi ha notato certe stranezze che messe insieme sono diventate indizi. Io, ad esempio, l'altro giorno stavo in farmacia. Che strano questo! E ho sentito parlare delle signore che parlavano di un ragazzo, di un certo agnello. C'era tanto un bravo ragazzo, ma che ultimamente frequentava cattive compagnie. Sì, donna Serena, io l'ho ripreso nel mio video che insieme al barone Parisi ma trattava Vincenzino, il figlio del macellaio. Donna Serena, tutte queste cose di agnello a me fa male. Loro dicono che agnello viene qua per scusa. E poi pure voi, la dite che andate a dormire e poi tornate tutta coccollane. Guarda, io non vorrei che tu te la prendessi a male, ma... Insomma, ma lo dite che... Donna Serena, noi l'abbiamo fatto per voi però, Ma che cosa avete fatto? Non te lo dico io, ti hanno servito l'altra sera. Hanno visto che entravi in un bar e che consegnavi una busta gialla a una persona. Questa persona era il barone. Quindi noi abbiamo collegato le cose e abbiamo detto, ecco, il barone l'ha ricatta per qualche cosa. E così come succede spesso qua al sud... Beh, queste cose succedono pure al nord. Ma me lo dite che cosa vi siete messi in testa, Estorsione, donna Serena. Sì, estorsione. Basta subire. Devi ribellarti e andare a denunciare. Sì, sì, ma noi ti sosterremo, Guarda, forse male, è già dalla polizia. Che polizia? Ma che polizia? Qua non ci sta proprio niente da denunciare. Ernesto mio, dammi una mano, consigliami tu. Ecco, è arrivato, vedete? È arrivato il momento della verità. E dite. Allora, cominciamo dall'inizio. Dunque dovete sapere che il barone qui sull'isola è una personalità e ha le mani impaste in tutte le faccende, lecite e non. Ma quella da me non va a cercarmi il pizzo, no. Lui mi ha prestato i soldi e adesso li rivolo indietro. Ma perché? Questo... La pensione non va bene? No, la pensione andava bene, andrebbe ancora bene. Sono io che l'ho mandata in malora, che... Un maledetto giorno che mi sentivo più sola del solito. Che ho fatto? Sono andata a fare una passeggiata, sono entrata da un tabaccaio, ho comprato un gratta e vinci e poi, seduta sul ponte del Castello Aragonese, gratta, sono uscita. 10.000 euro. 10.000 euro, voi lo capite? Maronna, mi non fosse mai successo, io da quel giorno non sono stata più capace di fermarmi e gioca tutto, sì! A vinda, figlio povero, a lotta, a gratta e vince, a tutto. Ho mandato in malora tutto, ma sono persa quasi pensione Serena. Ha già venuto pure i curanti, mi aveva regalato Ernesto quando è nato nostro figlio. Insomma, ho buttato all'aria i sacrifici di tutti. E poi, bugie su bugie, pure con voi, mi siete tanto cari. E tutti questi giochi stanno proprio dentro Porta Segreta. Vi stavate chiedendo che fine avessi fatto, vero? Bene, io ho seguito altre piste. Ma voi avete chiamato la polizia? No, pensavamo che veramente l'avessi fatto tu. Ma meno male che non l'hai fatto. Perché? Le nostre conclusioni erano errate? Ma no, ma non era come pensavamo noi, almeno non esattamente. Sai, donna Serena ha dei problemi. Questo è evidente. E anche un po' di segreti. Non ce l'ha detta la verità. Sì. Lei gioca. A mascherarsi. E quello che cos'è? Il vestito tradizionale ischitano. In un certo qual modo si può dire che questa cosa fa parte della tradizione. Vedete, io ho attraversato questa porta segreta attraverso dei cunicoli sotterranei. Bene sì. Da sola l'ho fatto, E questa porta segreta porta alla cosiddetta grotta del mago. No, gna posso fare. A me invece serve calmarsi. Sì, la grotta del mago io l'ho visitata col capitano, sì. E mi ha detto che anticamente si nascondeva un mago che dava auspici. Basta. Basta. Vedi, quello che le signore cercano di spiegarti è che io ho il vizio del gioco. Per questa ragione mi sono indebitata col barone Parisi. Ma quello che qui nessuno di voi sa è che io per coprire i miei debiti faccio di tutto. E faccio pure la madre. Eh sì, quei turisti soffessi
E mi pagano per venirmi a sentire. E allora io che faccio? Indosso la maschera ed elargisco i miei saggi consigli. Quegli stessi consigli che io non seguo. E vi devo dire, amiche mie, un tempo era tutto diverso. Un tempo, quando si era nel bisogno, si chiedeva aiuto all'altro, a un parente, a un'amica, a un vicino di casa. Oggi invece no. Oggi noi ci chiudiamo dietro le nostre porte sprangate e ci afferriamo a situazioni senza aiuto. E così dipendiamo da un numero che non esce da tanto tempo, oppure da un farmaco che non ci guarisce più, da una ricerca che non porta alla verità, ma...